Lunedì. Ma cosa sta succedendo? Ma perché ogni volta che io mi metto a girare arriva gente con le accette? Il tema del video di questa settimana non l'ho deciso io, ma l'ha deciso Frafrog. Quindi adesso la chiamiamo e ce lo facciamo spiegare da lei. Pronto, ciao, sei in diretta nazionale sul mio vlog. Che bello! Vero? Senti, ci spieghi di cosa parla il mio video di questa settimana? Allora, come forse tu saprai, le api stanno scomparendo ed è un problema reale. Noi possiamo fare qualcosa facendo conoscere il problema. Quindi, io quest'anno ho un corso IED e gli studenti hanno pensato di veicolare questo messaggio assieme a Slimdog. Figo. Quindi io faccio partire il video e a un certo punto partirà una roba pazzesca che hanno fatto gli studenti. Molto bene. Dai, e allora partiamo col video sulle api. Martedì. Allora, oggi è la giornata in cui dobbiamo recuperare i materiali per questo nostro progetto per le api e per le coccinelle. Abbiamo trovato un tutorial online su come costruire questo rifugio per api. Dobbiamo trovare dei tronchi, dei piccoli tronchi. Let's go! Allora, secondo me una cosa che può andare bene. No, perché dobbiamo trovare. Senti, le frasi non si iniziano con no, diceva il professor Cagliari. Guarda, questo è bucabile ed è buono. Quindi posso venire accettate questa cosa? Sì. Proviamo altri tronchi. Secondo me ci sono delle potature qua in giro. Considerando che sta ruotando, credo sia morto. Vuole far capire quanto è alto. Come sei forzuto. Oh, Matteo Bruno, come sei forzuto. Poi sarebbe utile trovare dei foratini. Qui le api possono costruire la loro casa e il loro nido. Andiamo a chiedere a Fred, il nostro amico custode. Buongiorno Fred. Senti, noi stiamo costruendo una casetta per le api perché abbiamo dei problemi. Noi cerchiamo solo dei ciocchetti di legno. Ciocchetti? Cioè dei o dei foratini. Delle cannette di bambù. Dobbiamo bucare col trapano dentro per... Senti, queste sono cose. Andiamo a vedere. Stiamo proprio rompendo il capo. Vedi questi? Sì, questi sono buoni. Io ti posso prestare degli attrezzi se vuoi. Beh, Fred regala sempre delle emozioni. Beh, non funziona granché. Grandi risultati. Sono particolarmente forti. Qua c'ha delle doti. Manuale? C'ha delle doti da muratore che. Sì, non indifferente. Uno le prende. Anche il più le prende. Poi no, se uno ti chiede di prendere l'altro portale. Comunque Fred è veramente pazzesco. È il nostro Gazza de Saxarubra. L'importante quando si fanno questi lavori è sorridere. Stai così. Ora dobbiamo coinvolgere Adriano in questa cosa delle api. Ho l'arma giusta. Tu ci tieni al mondo in cui abiterà tua figlia? No. Ci tieni? No. Ci tieni? Sì, va bene. E allora? Devi tenerci alle api, perché senza le api il mondo in cui vivrà tua figlia morirà. Devi pulire tutto questo. Non sei capace, già l'hai rotto. Tu spacca. Ah, scalpellino, martellino. Cosa insegnerai a tua figlia? Beh, bravo Adriano. L'ho rotto? Vabbè, noi lo lasciamo qui a lavorare fino a domani. E domani tutti questi materiali ci serviranno a costruire il nostro casetta. Il nostro casetta. Bravo. A domani. Ma non... Oggi è mercoledì. Ho venduto l'altra parte dello studio. Sì, praticamente oggi siamo tutti in un'unica stanza qua, come una grande famiglia. Ma tu sei a maniche corte. Tu lavori qui? Bravo. Tu invece fai il professore, stai la cattedra. Baldazzi? Per favore. Ma state l'insegnante se vi punisce. Noi oggi dovevamo costruire la casetta per le api. Gioia. E invece che succede? Guarda. La puoi vedere. Cioè, capisci che proprio... Come fai? Guarda i legni. Lì per terra, tutti bagnati. Domani non piove, in teoria. Domani si fa tutto. Comunque, mentre fuori tira giù il diluvio, io vi invito ad andare in descrizione a questo video, perché c'è il link di un progetto a cui abbiamo partecipato in collaborazione con E-Distribuzione, dove si parla di innovazione e di futuro. Dai! Adesso passiamo a giovedì. In questo periodo, fra le questioni della casa e lavorare alla Slim Dogs, praticamente il centro di Roma non lo sto più vedendo. Oggi abbiamo una riunione qua, al Quirinale. Chissà
cosa dovranno dirci? Forse ci cacciano dall'Italia. Ciao, no, Marcucioni, no. Buongiorno. Buongiorno, salve. Lei è vestito da uomo elegante. Io quasi. Sono l'uomo del business oggi. Io spero che dopo questa riunione che facciamo riusciamo a fare un piccolo girettino per Roma. Stiamo sempre tappati a Saxa Rubra nel nostro angoletto della Slim Dogs. Sarebbe molto bello. Chissà, lo scopriremo adesso. Non ho più la giacchetta! No, infatti, no, ma soprattutto non abbiamo avuto tempo di fare il giretto per Roma. Ma che bello! Ieri pioveva, oggi non più. Capisci? Sai cosa vuol dire questo? Rifugio per le api! Rifugio per le... Aia. Dai! Che bella giornata di primavera! Prego, prego! Oh. Prima fase, costruire la cornice in legno che conterrà poi gli elementi in cui le api si potranno infilare. Stiamo realizzando il tutto. Senti, già che sei in piedi, reggeresti questo così per favore? Certo. Ecco che tutta un'azienda che era dedita alla produzione video improvvisamente si ritrova a martellare e seghettare il legno. Fred, cosa pensi della nostra attività lavorativa? Impressionante. Veramente impressionante. Ciao ragazzi, buon lavoro. Sempre secondo la guida che abbiamo trovato, adesso dobbiamo andare a effettuare dei fori dai 3 ai 6 mm dentro i nostri legnetti. E così per tutti i legni che inseriremo nella nostra fottuta cassettina. Questo fa schifo. Ora, noi stiamo facendo tutto questo macello per proteggere le api, ma la domanda è perché? Che cos'è che rende le api così importanti? Per rispondere a questa domanda vi mostro il video che hanno fatto i ragazzi del corso di Frafrog. Questi sono degli spilli, e il cervello di un'ape è grande quanto la capocchia di uno spillo. Nonostante sembri piccolo, le api hanno grandi capacità. Sono in grado di risolvere problemi, di distinguere colori e perfino di sognare. Ora, le api sono fondamentali per la vita del nostro pianeta, perché trasportando il polline da un fiore all'altro, ci permettono di mantenere in tavola il 35% del cibo che mangiamo ogni giorno. I dati però preoccupano. Solo negli ultimi inverni in Europa questa specie ha subito un calo del 50%, a causa principalmente del progressivo aumento dei pesticidi. Se l'uomo dovesse sostituire il lavoro delle api, dovrebbe spendere in media 265 miliardi di euro all'anno. Quindi è grazie al processo di impollinazione che si garantisce la sopravvivenza di moltissime specie vegetali. Alla faccia di Marcucioni che se n'è annato perché c'ha da fa. Guardate che bello. L'abbiamo fatto. Chi è? Però Benedetta c'ha un progetto per domani. Tetto, per metterci poi delle piantine interne e fare proprio una casetta. Bellissimo. Adesso questa giornata termina. Non ce la faccio più. E si passa venerdì. Mi trovo in un vivaglio per comprare le piante per le nostre api. La missione acquisto piante è terminata, guardate che belle. E adesso andiamo alla Slim Dogs. Marco, basta lavorare. È ora di pensare alle piccole nostre amiche api e coccinelle. Ti vedo allegro, ti vedo spensierato. Sì! Che giornata di me. Serve creare un rifugio anche per coccinelle. Perché direte voi le coccinelle? Perché le coccinelle uccidono gli afidi che uccidono le api. Saffetta un'alluce. La sicurezza prima di tutto, Marco Tione. Mo tocca continuare a lavorare perché te vuoi mettere tetto spiovente. Ci devo andare. Tu vuoi fare il tetto in cui mettere, madonna. Costruiamo questo meraviglioso tetto. Molto bene, il tetto è fatto. Guardate che bello che è. Bellissimo. Abbiamo finito. Abbiamo messo addirittura il cartello Slim Api. Nel frattempo, mentre noi abbiamo edificato un grattacielo, Marco cosa ha fatto in tutto questo tempo? Vergogna. Noi adesso dobbiamo decidere dove mettere questo paracarro di legno. In quella direzione. Tipo lì, dietro Vilma. Mamma mia! Aggiungi il tuo stupido porta coccinelle. Ma sai che dovremmo fare? Un altro recintino di palle. Pensa quanto comunque ci hanno messo tanto.
Vedete, sembra un cimitero in effetti. Mi sono sentito male, eh. Avevo visto l'opera d'arte di Marco Cioni. Ma quante coccinelle ce l'hanno lì dentro? Una. Ora, in mezzo a questo tripudio di seghe e trapani, la Slim Dogs è ufficialmente un baluardo nella lotta per la salvaguardia delle api. Se voleste approfondire anche voi questo discorso della lotta per la salvaguardia delle api, vi lascio un link in descrizione. Ora, noi dobbiamo scegliere come chiamare questa nuova area del giardino della Slim Dogs. Per ora c'è scritto Slim Api, però sento che è necessario un nome più... no? Questo video è giunto al termine. Se vi è piaciuto il nostro lavoro per le api, mettete un like e noi ci vediamo la prossima settimana. Un tombo intorno al mio cuore.